sua intenzione. Ognuno di noi parleremo di intenzione, come nasce l'intenzione, come si sviluppa l'intenzione, come si crea l'intenzione e come si sente la forza dell'intenzione per pilotare questa energia. Questo è quello che faremo. Antonella è partito così, è partito da un'idea. Sì, no, è partito durante un corso con lui, che per me era una persona che stava su YouTube, basta, quindi una persona inarrivabile. Durante la prima meditazione, dove lui diceva proprio la forza delle intenzioni, quindi se avete un obiettivo, focalizzatelo, metteteci il tutto, il cuore, la disciplina, e la mia intenzione era sul lavoro. Durante questa meditazione io ho visto questo evento oggi qui, proprio in questo posto, io vestita così, con lui, tutto proprio così com'è oggi. Poi sono stata ad un altro corso con lui a Roma e ha squarciato un mondo proprio in me, che poi non ha detto cose così diverse da quelle che io già sapessi, perché quando lavori con l'energia è quello, no? E quindi ecco, se ci metti il cuore e ti muovi, perché senza niente non arriva niente, se metti in moto l'energia arriva. Condividere insieme l'energia, condividere insieme momenti come questi, ci fa capire che si può andare di più. Oggi benissimo, è sempre, non è la prima volta che incontro Carlo, però è ogni volta è un'emozione diversa, sempre più coinvolgente, sempre più appagante, quindi bella esperienza che non dico che non ripeterò. Grazie. Ma l'importante è capire oggi, in questa giornata, com'è la nostra energia, come funziona la nostra energia e in che modo modificare o muovere questa energia nella direzione che vogliamo portare. Appunto è quando iniziamo a prendere consapevolezza su certi aspetti e inizia a riflettere. Prendo queste esperienze, le porto fuori da quest'aula e inizio a prendere consapevolezza. Quindi cosa serve l'intenzione? L'intenzione è collegata a un tuo desiderio. Cioè, che desiderio hai in questo momento? Che desiderio hai per la tua vita? Hai un desiderio? Il desiderio di stare bene con me stesso. Una bellissima giornata. Il tuo desiderio, cioè quello che vuoi realizzare tu, da dove parte? Parte dallo stomaco, parte dal cuore, parte dal petto, parte dalla gola o parte dalla tua mente? È meravigliosa, ho un'energia incredibile. La devo a Carlo e a tutti i compagni che sono stati vicini a me. Grazie, grazie, grazie. Intanto è un desiderio. Come fare? Cosa perderò? Noi facciamo quello che facciamo perché abbiamo degli automatismi. Tutti noi facciamo sempre le stesse cose incondizionatamente da quello che vogliamo, utilizzando un processo che è sempre quello, meccanico. Benissimo, è stato fantastico e penso che appena avrò occasione nuovamente ci torno a fare una giornata del genere. Entrare nella sorgente significa, come qualcuno di voi, entrare in connessione con Dio, parlare con Gesù, parlare con gli angeli, parlare con gli spiriti, con le conchiglie, quello che volete voi. Non è una questione di credo o non credo. La questione è quando comprendo che il mio corpo, la mia mente è un tutt'uno e si collega con la sorgente. Oltre ogni previsione, energia mille e posto bellissimo e Carlo super e voi tutti super 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 super. E perché quando ci colleghiamo alla sorgente l'universo è come fonte di risposta delle nostre richieste. L'intenzione è invisibile, noi siamo destinati a creare. Perché se non facciamo nulla, nulla accade. Come è andata oggi, Sara? Benissimo. Qua mi collego alle 4R che ho portato al congresso di Milano. Cosa voglio realizzare nella prossima settimana o nel prossimo anno? Se non realizzo, cioè la seconda R è, nascono i rimorsi. Peggio ancora, terza R, i rimpianti. I rimpianti sono i peggiori. E la quarta R è riconoscenza. Super soddisfatta, un insieme di emozioni pazzesche, tante belle persone conosciute e penso tutte sensazioni che mi rimarranno per tutta la vita. Grazie, grazie a te. Come comunicare con l'intenzione? In tre modi, con il suono, l'intenzione è il nostro cuore, l'altra possibilità è il pensiero. Queste sono le tre modalità, il pensiero come forma di creazione e forza della nostra energia psicofisica.
È andata meravigliosamente bene, emotivamente coinvolgente, e adesso elaborerò nella mia solitudine e forse ne uscirà una poesia.